Iniziamo dando la parola al dottor Claudio Zabaglia, che ci porta i saluti della Giunta Regione Marche, è dirigente dell'assessorato ambiente della Regione. Grazie. Grazie Marisa, grazie a tutti voi della presenza, grazie di queste iniziative. Quest'anno è la seconda che facciamo, la prima dell'estate, no? Su tutt'altro argomento interessantissimo, anche quello era sulla parte degli illeciti dei reati, quindi la LAB, insomma, che è un'associazione che ci sostiene, ci supporta in queste iniziative di diffusione, di contatto col pubblico, di sfida anche in certe problematiche, no? Perché spesso sono problematiche un po' di frontiera che poi in qualche modo, ecco, la politica fa sua quando ritiene di doverlo fare. Quindi qui rappresento l'assessorato all'ambiente, in qualche modo mi interessa anche un po' di animali in generale, di biodiversità, quindi anche di animali d'affezione. E tanto bene, insomma, oggi il mondo gatto è un argomento un po' nuovo, perché cani e gatti sono un po' le due nostre compagnie di casa, che sono un po' il volano e di trasmissione con quella che è la nostra connessione con la natura. Mentre il cane ha più una valenza, un'intelligenza sociale, possiamo dire, no? Interpreta il rapporto con l'uomo in maniera non confidenziale, di supporto, sostiene la gerarchia, un po' forse anche il ricordo di quando 10.000 anni fa era un lupo e quindi aveva questa ricorrenza sul territorio di gruppo, e quindi sta con noi forse anche un po' per il nostro spirito, la nostra tendenza politica, possiamo dire, quella di fare gruppo, di stare insieme ad altri simili. Diverso invece è il gatto probabilmente ha un'intelligenza completamente diversa, più abituato al problem solving, quindi intuito, quindi magari fuori schemi, quindi questa richiesta spesso anche di libertà, quindi non a caso è un po' anche l'esempio forse più calzante dell'anello ambiente antropico, ambiente ancora naturale, perché ha bisogno nient'altro della sua libertà, quindi non si parla magari di abbandono di gatti in generale, perché i gatti di per sé si abbandonano. Quindi è un argomento questo molto interessante, peraltro viene anche a cadere in un momento penso particolare di questa settimana, dove proprio questo rapporto dell'uomo con la natura è enfatizzato da questi grandi movimenti mondiali, e qui magari anche bene ricordarlo, perché se questi nostri amici che con noi sono dei pezzi di natura, però insomma anche loro subiranno, come stanno subendo noi, questi effetti devastanti dei cambiamenti climatici, quindi bene ricordare che è una settimana intensa anche di impegno per l'ambiente. Del resto, proprio per ritornare un po' alla legge regionale invece, che è un po' più una cosa, no, che può tenere anche l'argomento di oggi, l'aspetto che tratta proprio il mondo dei felini, quindi è stata anche rimaneggiata più volte anche grazie proprio all'apporto dell'associazione, l'articolo 14 fa proprio il punto sulla tutela delle colonie felini in quanto habitat, cioè quindi il trasgressore e chi toglie, chi porta via i gatti dal loro ambiente naturale, quindi colonia felina come habitat, quindi già inteso, declinato, quindi come un aspetto che ha a che fare con l'esterno, quindi con l'ambiente, e che poi insomma noi uomini diciamo poi ci fa piacere avere questi animali in casa, però ecco l'aspetto colto dalla legge è l'habitat della colonia felina, questo mi piace sottolineare perché è proprio l'aspetto tipico del gatto, quindi sto a sentire molto volentieri tutti i relatori, e quindi buon lavoro e buon inizio. Grazie il dottor Claudio Zabaglia, io sono il consigliere Pisoni del Consiglio regionale, ho avuto un contrattempo, verrà più tardi, ci teneva comunque ad essere presente, ci tengo anch'io ad averlo, perché è stato uno dei pochi consiglieri regionali che è molto sensibile alle nostre tematiche, quindi anche le iniziative che abbiamo avuto, e sia in giunta, è stata una giornata più tecnica rivolta ai carabinieri forestali, alle ASUR eccetera, questa è una serata in cui vogliamo goderci il nostro amico gatto in tutte le sue declinazioni. Saluto e ringrazio quindi il dottore e saluto ancora tutti i presenti.
che mi auguro possano cogliere questa occasione di incontro per accrescere le proprie conoscenze circa i molteplici aspetti della vita del gatto. Un animale che voi sapete benissimo essere affascinante per noi, per l'uomo con cui convive da milioni di anni. Come è noto, la LAV, che io qui rappresento in quanto rappresento le istituzioni, la LAV per le istituzioni delle Marche, fonda la sua attività su alcuni valori fondamentali, mi piace ricordarvelo, e sono questi valori sono sintetizzati nelle parole dignità, libertà, vita. Con riferimento alla presenza di uomini ed animali su questo nostro pianeta, che come bene state vedendo anche attraverso i media, sta avendo un momento di crisi assoluta. Sono valori che sostengono la nostra attività e la nostra presenza nella comunità da oltre 40 anni. La LAV continua a svolgere molti tipi di attività, campagne di sensibilizzazione, convegni, congressi scientifici, ricerche, proposte di legge, manifestazioni. Ciascuna delle sue iniziative è volta al benessere animale, al miglioramento del rapporto tra uomo ed animale, e l'intera sua attività legale, che è molto forte e con un ufficio molto presente, è tesa alla tutela ovviamente degli animali. Ho il piacere di cogliere questo incontro per ricordare anche l'impegno della LAV per quanto riguarda le zone terremotate, soprattutto del Lazio, e poi ci sarà l'associazione Enrico Fedeli di San Benedetto che ci illustrerà invece una delle associazioni che tra le più attive per la salvaguardia e per l'aiuto ai gatti nelle nostre zone delle Marche, e oltretutto ci sono state anche attività a Lampedusa per l'esterilizzazione dei cani e gatti e per altre zone dell'Italia. Ovviamente il nostro motto, soprattutto qui nelle Marche, è canili e gattini aperti. Noi vogliamo che incentivare le adozioni dappertutto e speriamo che molte associazioni che sono un po' restie ad aprire i canili capiscano il nostro messaggio, il nostro auspicio. Poi non lasciamo le nostre campagne nazionali, soprattutto quelle per la riduzione dell'IVA per i medicinali, che come sapete benissimo i medicinali per gli animali d'affezione, gli animali familiari sono molto cari. E voglio terminare ricordando che ci sono stati due protocolli d'intesa molto importanti tra la LAV e altre associazioni per quanto riguarda il Dipartimento di Protezione Civile, e quindi la Protezione Civile è tenuta ad intervenire in caso di quando c'è di soccorso, di assistenza quando ci sono le calamità naturali. Io ho contattato anche la Protezione Civile delle Marche quando c'è stato da noi l'alluvione, e un'altra oltre alla Protezione Civile anche con il Corpo dei Carabinieri Forestali. Ovviamente c'è molto 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 da fare soprattutto da noi, perché come sapete bene la nostra regione è un po' a macchia di leopardo, ci sono delle zone più virtuose, delle zone meno virtuose, delle zone in cui le associazioni operano con l'aiuto magari delle autorità, delle zone invece che questo succede con grande fatica. E ovviamente noi come associazioni, come volontari, come amanti degli animali, come persone sensibili agli aspetti della natura in tutte le declinazioni, ci batteremo finché è possibile. Ora seguiamo il viaggio che vi proponiamo nel mondo del nostro caro gatto e do la parola al coordinatore Gianmario Leggetti. Bravo.